Ha chiesto di parlare il senatore Licheri, ne ha facoltà. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. No, sorrido perché il senatore Salvini ha ringraziato il ministro della Sanità. Ma dico, almeno una parola sulla sanità la poteva dire, no? Già che ha avuto il garbo e il rispetto di venire in quest'aula, magari una parola sui dirigenti sanitari nominati dalla politica, sul 48% della sanità regalata al privato, sulle residenze per anziani, sulle circolari che hanno portato delle persone a morire. Almeno una parola avrebbe potuta dirla. Invece ha parlato di cassa integrazione. Ha parlato di cassa integrazione. Allora, per cortesia. Di cassa integrazione. Leggiamo dal portale INPS che su 8,4 beneficiari potenziali. Vorrei ascoltare l'intervento del senatore Licheri. Prego, senatore. Presidente, l'ultima volta che ho fatto un intervento sono stato sospeso e bloccato per 7 volte. Allora, se lei non riesce a tenere la disciplina in aula, sospenda l'aula, perché per non si può fare un intervento così. Tutti hanno parlato, lasciate parlare, fate parlare il senatore Licheri. Allora, senatore Licheri. Su 8,4 beneficiari. Senatore Marcucci, nessuno mi insegna come devo tenere l'aula, neanche lei. D'accordo? O sto dicendo fate parlare. Si Presidente, sieda. Non possiamo Prego. Essere sospesi Prego. Ogni 3 minuti. Non lo accettiamo. Se non riesce a tenere la disciplina. Non lo accetto neppure io. L'ho appena detto. Non lo accetto neanche io. Continui. Su 8,4 beneficiari potenziali di cassa integrazione, 7.600.000 hanno avuto la cassa integrazione pagata. Dati presi dal portale dell'INPS. Chi ancora aspetta sono 420.000 lavoratori che non hanno ancora inviato il famigerato SR41, cioè il modulo con l'IBAN del lavoratore. Ma non è questo il punto, non è questo il punto, Presidente. Il punto è che non si può fare politica in questa maniera, perché altrimenti non riusciamo a capire l'importanza e la gravità del momento che stiamo vivendo, che non può essere ridotta con il numero dei disoccupati. In questo momento negli Stati Uniti ci sono 40 milioni di lavoratori in fila che aspettano il sussidio di disoccupazione. La Francia ha un tasso di disoccupazione che è salito a doppia cifra. Sono 25 milioni i disoccupati in questo momento in Europa. Non interrompete. E allora, io desideravo dirle, Ministro, così torniamo un po' a noi dopo questa sceneggiata, la solita sceneggiata. Artigiani, commercianti, imprenditori, è evidente che non possono pagare colpe che non sono loro, è evidente. Ed è evidente altrettanto che il loro coraggio va sostenuto, e va sostenuto anche con ulteriori interventi legislativi e normativi, perché è chiaro che ci troviamo davanti a un qualcosa e tutti non vediamo l'ora di mettercelo alle spalle. Questa tragedia noi non vediamo l'ora di poterla chiudere. Però siamo davanti a qualcosa di talmente grande che o si lavora tutti insieme, come lei ha detto, oppure non si va da nessuna parte. E per raccogliere una voce che c'è stata
in aula oggi pomeriggio, cioè traete insegnamento, lezione voi del governo dagli errori che avete fatto. È giusto, è vero, però mi vengono da fare due considerazioni. La prima è che se degli errori sono stati fatti, gli errori si fanno quando si lavora. Chi chiacchiera non commette mai errori, non commette mai errori. Il secondo insegnamento che ci deve dare il coronavirus è che nessuno può fare da solo. Pensate solo se quel 27 di febbraio quel politico e i cittadini di Milano avessero accolto quell'appello di quel politico che diceva aprite, 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 aprite i negozi, aprite le scuole, aprite le palestre, aprite i centri commerciali, le piscine, gli stadi, torniamo tutti a lavorare. Pensate se i cittadini milanesi avessero accolto quell'appello, che cosa sarebbe stato del nostro paese, dei nostri familiari, dei nostri figli, dei nostri nonni, dei nostri ospedali, dei nostri pazienti, dei nostri medici. E allora ha ragione lei, Ministro Speranza. Serve una strategia condivisa. Serve una strategia condivisa perché lei ci ha detto quella che poi era una realtà davanti a tutti. Noi con questo virus ci dovremo convivere per parecchio tempo. Quindi occorre necessariamente declinare il diritto al lavoro, il diritto all'impresa con il diritto alla salute. E questi due diritti, che è difficile declinare, è difficile farli marciare insieme, non lo possiamo fare come ho sentito oggi dicendo modulate i DPCM a seconda che qui ci siano 10 morti più o 10 morti meno. Non possiamo farlo con la politica del aprite, 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 no, 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 chiudete, 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 no, 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 aprite, 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 perché questa non è politica, questa è un'altra cosa ma non è politica. E allora, sia chiaro anche questo a tutti, nessuno pensi di uscire da questa crisi uguale come ci è entrato, perché questa crisi ci renderà o migliori o peggiori. E allora decidiamo, o decidiamo di aizzare la rabbia della gente legittima, o decidiamo di gonfiare le paure della gente legittima, legittima, oppure ci sediamo e incominciamo a progettare un paese che sia più forte, che sia più moderno per i nostri figli. Abbiamo due strade, l'una esclude l'altra però. Perché vede, senatore Romeo, lei sa la simpatia che io porto per lei. Lei dice non tocchiamo le autonomie regionali. È vero, è giusto. Le autonomie regionali, come ci ha detto pochi giorni fa il Presidente della Repubblica, sono una risorsa per questa nazione. Ma le autonomie regionali non significa dire con i cittadini che sono morti in Lombardia sono morti nostri. Sono cittadini morti nostri. E tu, Stato, non te ne devi occupare. No, non è così. Non è così. Noi, se vogliamo iniziare una seria riflessione su come è stata gestita la crisi in Lombardia, facciamolo. Facciamolo, ma non ci riduciamo a un botta e risposta, non ci riduciamo a un botta e risposta politico. Incominciamo a capire come sono morte quelle persone, se qualcuno ha colpa grave, se qualcuno ha dolo, se qualcuno si è voltato dall'altra parte, se qualcuno ha lucrato su quella crisi. Lasciamo fare ai magistrati. Lasciamo lavorare i magistrati, ma poi facciamola una riflessione, ma non per noi, non per voi, ma per i familiari di quelle persone, che è giusto che abbiano una risposta, è giusto che abbiano una risposta. E allora mi accingo a concludere, Presidente, sta a noi scegliere quale tipo di politica vogliamo. Noi abbiamo, come 5 Stelle, abbiamo scelto di lavorare in silenzio fin dal principio. Fin dal principio.
e abbiamo scelto quella politica della responsabilità, cioè quella politica che faceva sì che le tragedie venissero evitate, che si potessero contare meno morti possibili. E la politica delle regole, anche impopolari, certo, anche impopolari, anche regole che erano fastidiose, come è stato detto in quest'aula tante volte oggi pomeriggio. Erano regole fastidiose, erano regole che non facevano like, erano regole che non facevano audience, ma l'abbiamo fatto per quel senso di responsabilità che abbiamo sentito sulla nostra pelle, guardando i medici e gli infermieri che lavoravano con quello spirito di sacrificio. E allora, signor Ministro, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, le dichiaro il voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, perché lo dobbiamo a quei 34.000 morti e alle loro famiglie. Lo dobbiamo ai medici e agli infermieri che sono deceduti nell'esercizio del loro lavoro, perché il loro sangue e le loro lacrime meritano la verità. E lo dobbiamo soprattutto a chi in questi mesi, lungi dal dare il cattivo esempio che si sta dando in questi giorni, ha rispettato le regole e continua a rispettarle. Per quelle persone noi le diamo la fiducia, con coraggio e in libertà.